Due giorni fa ci siamo stati comunicati che i nostri colleghi che lavorano alla sede di Albino sono stati maltrattati, minacciati da una signora che fa il capo del magazzino, insomma. Dopo sia noi qua di sede che quella di Albino che sono stati minacciati e trattati questa, eccetera, ci siamo fermati, siamo andati a vedere noi qua di Bergamo e quella di Treviglio per dargli una, per sostenerli, insomma. Niente, siamo stati lì e abbiamo parlato con il loro rappresentante che si chiama il signor Rizzi, abbiamo scritto due righe di quello che è successo, quello che stanno facendo. Ci ha detto, ci ha assicurato che le cose sarebbero tranquille, che potete andare tranquillamente a lavorare, che non succede più niente, non sapevamo che queste cose qui succedono dentro l'agenda. E ci ha detto, noi l'abbiamo creduto con la parola, non abbiamo neanche fatto scrivere nessuna riga perché abbiamo creduto sua parola. E siamo andati a casa. Il giorno dopo, sia noi di Bergamo che quella di Treviglio e quella di Albino ci hanno detto non avete più lavoro qua. Tutto lì, ci hanno detto qua non c'è più lavoro, la cooperativa non ha più. Poi, tra l'altro, loro non si sono comunicati bene perché alcuni ti dice la cooperativa non c'è più perché non ha più l'appalto, alcuni ti dice che la cooperativa è fallita, l'altro ti dice no, non abbiamo detto questa, non abbiamo detto neanche siete licenziati, abbiamo detto che voi avete lasciato il posto di lavoro e siete andati a sostenere non so chi senza nessun avviso, allora oggi non potete venire a lavorare. Che questi qua sosteniamo che sono sempre, da quando ci siamo iscritti al sindacato Sicobas, hanno cominciato a fare queste cose qui. Dicendomi che sei licenziato perché la cooperativa è chiusa, non ha più l'appalto, i miei colleghi che hanno lo stesso contratto come me, che non sono iscritti dal Sicobas, sono dentro a lavorare. È vero che mi prende altra gente dall'esterno, non so se assunti o non assunti, e me la fai lavorare, a me mi dici che sei fuori per quello che stiamo facendo questo sciopero. E i problemi sono questi, ci sono anche gente che da anni che sta lavorando, e magari non il contratto che ti fanno, il contratto di 6 ore, e ti fanno fare 12 ore, quasi. Ci sono gente che mi dice che anche li pagano solo 6 ore, fanno 14 ore, alcuni mi dice così, alcuni mi dicono che fanno 12 ore al giorno, alcuni mi dice che lì a Albino addirittura mi dice che non fanno più di 12 ore perché si alzano la mattina, addirittura sono loro gli autisti che vanno a scaricare i magazzini, e fanno smaltimento, caricano, vanno a consegnare. Dopo non rientrano fino alle 6 e mezza, se salti un ritiro la signora ti dice non me la frega niente, devi andare a riprendere quel ritiro lì, sennò sei licenziato. Questo non possiamo più andare avanti per quello che siamo qua, tutto lì. Oh, lavoro a Bergamo, sì, come stiamo lottando tutti contro quel dispotismo dei padroni che pagano pochi e fanno lavorare tanto. Ultimamente, diciamo l'altro giorno, che siamo andati a dare sostegno ai nostri colleghi che sono sotto pressioni, minacce e maltrattamenti di Albino. Successo che il giorno che segui mi hanno licenziato. Hanno licenziato tutte le persone di Sicobas, iscritti di Sicobas, in tutte e tre filiali, sia di Bergamo, Treviglio che Albino. Allora noi adesso, ieri abbiamo fatto uno sciopero, un blocco lì a Albino e alla fine, finita così, sono venuti la polizia, hanno sbloccato alla fine. Però oggi siamo ancora in lotta e poi chiediamo i nostri diritti. Chiediamo il nostro diritto, chiediamo che la cooperativa devi pagare le cose che meritiamo. Andiamo avanti finché abbassano la testa.